C'era una volta un bianco castello fatato. Facciamo, scusi, dobbiamo fare il lancio del, debbo fare il lancio della puntata. Il lancio della puntata? Tu la lanci? La lanci lei. La lancio io? Vai. No, dove ci troviamo? Dica, dove ci troviamo? A Mannoli, frazione di Santo Stefano. Bellissima proprio. No, bellissima, ora vediamo. No, ora vediamo, vabbè, ma già. Oggi c'è la sagra delle castagne. Dal grande Mimmo Cavallaro oggi è garanzia. I cugino Iddu. Penso che cugino una para, sì. Sicuramente. Ma le ha segnate, perché se no c'ho scoppio. No, certo, la può segnare. Sapo dire se si faccio rustuti oppure ora si faccio bugliuti. Vado e lo chiedo. Ok. Bugliuti non si signora. No, bugliuti non si signora. Imparate, gente. Rustuti. 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 Ma no, non acchetta laterale, ma tutta la panza. Tutta. La panza era castagna. La panza era castagna, certo. Bella vista. Vabbè, la saluto. Arrivederci. Lei non ha bevuto, è così proprio. Lei. Sì, sì. Ancora non ho bevuto. Poesia, è più matematica o più poesia? Più matematica. Più matematica. E io tengo Facebook e sono con lui. Ah, va bene. Non siamo amici, per esempio. Noi non siamo amici su Facebook. No. Ci presentiamo. Lei si chiama? Pasquale Michalizzi. Guarda, e allora io le mando l'amicizia e lei e l'accetta. Ok. Va bene? Viva okay. La musica, viva Cavallaro. Cos'è la musica? Poesia o matematica? Matematica. Matematica. Bravo. Grazie. È matematica. Eh? Ora andiamo da Mimmo. E quando Marini sta manera io vai ai figli. Allora, perché sta rimproverando il signor Pasquale? No, che ti succede? No, dici vero, non ho capito. Tagliato sta parte. Cos'è Mimmo Cavallaro? Mimmo Cavallaro, Mimmo Cavallaro è la musica, è l'artista totale, l'icona della musica calabrese nel mondo. Ma la musica è matematica o è poesia? È più matematica o più poesia? Più poesia. Idurissa matematica. Ma che chi vuoi? Chi tu? No, è poesia. È tutte e due. È tutte e due. Facciamo tutte e due, ma è poesia. Poesia. Però senza matematica, la musica è pure matematica. Un'arte infinita è la musica. Ti è piaciuta questa? Guarda, ma bene, devo svenire. Ora, insomma, che parte è mia? La voce. Io vorrei sapere dal maestro, maestro dopo che suona e prova. Già faccio il maestro poi. Sai su fatto la musica se matematica o poesia? Vediamo. Che cos'è la musica? Non ho voce. Cioè, facciamo queste figure, ci vedono al nord, non sappiamo rispondere a una domanda così banale. Che cos'è la musica? Passione. È passione. Passione. Armonia, passione. Allora hai da aggrarare. È tutto la musica. È tutto la musica. Ma è più matematica o più poesia? È poesia. Poesia. Confermo.
Però chi tu mi disse che era matematica? Lui è matematico. Lui è matematico, è meno male. Allora, sì. La musica che ci avvolge, ci coinvolge, è qualcosa che ci fa sognare. Ecco, è più matematico o più poesia? Tutte e due, sia matematica che poesia. È un mix di matematica e di poesia. Lei è un matematico? Io sono un ingegnere. Ingegnere, ecco, ma la matematica può essere poesia? La matematica può essere poesia, perché è allo stesso tempo sia logica che qualcosa che viene dal... Però la poesia non può essere matematica. Giusto. E ancora non bevimmo. E ancora non bevimmo, stiamo iniziando. Ah, bimbo visto. Voi avete bevuto, voi, avete bevuto. Ciao, grande. Allora, come stai? Ma Cavallaro non volete vino su un bip, non bip niente. E che sa, cioè io voglio venire a Cavallaro su un bip un litro vino, Cavallaro. Ma se bevo tu o uno? Ma non lo so, vorrei bere un bicchiere con Mimmo Cavallaro. È possibile che non bevo un bicchiere di vino? Ora sono vivo e non bevo. Perfetto. Non bevo te, sono uno. A posto. Ma la musica è poesia o è matematica? È poesia, non matematica, è poesia. Poesia, non matematica. La matematica è un'opinione. È un'opinione. La matematica è un'opinione. Bellume, guarda, Marocco non aveva nudo. Vai, iniziamo col più. Iniziamo bene. Cos'è questo panino? Questo è panino con salsiccia. Salsiccia. Ma scusa, che c'entra salsiccia con le castagne? Perché poi le castagne le mangiamo dopo. Le caldarotte. Le caldarotte le mangiamo dopo e magari qualche dolcino se c'è. E allora, alla salute della musica, alla salute tua, alla salute di Mannoli e della nostra terra che è meravigliosa. Alla salute della matematica e della poesia. E della musica. Ha bevuto? Quanto ha bevuto? Ho bevuto poco al momento, al momento. Ancora non si è ubriacato? No, io no. Lei? No, io no, io sto sorseggiando. Sorseggio, lo faccio per accettare, perché tanta gente mi offre da bere e io devo accettare. Anche a me, quindi allora accettiamo tutti quanti insieme. Ecco, che cos'è la musica, cos'è la sagra, cos'è la festa, cos'è il nostro territorio? È un momento per gioire, per stare tutti insieme, per ricordare le nostre tradizioni, le nostre radici e quindi stare tutti insieme in compagnia. E perché no, sorseggiare un bicchiere di vino, bere due castagne tutti insieme, ritrovarci, gridare sempre Forza Regina, tutti quanti insieme. L'anno a Monza sti genti. A Monza, però noi andiamo a Monza, andiamo anche lì. Anche lì e non vi preoccupate, vi facciamo provare anche i prodotti del territorio anche a Monza. E questa è la cosa difficile, cercare di esportare quello che siamo noi, perché appena ci assaggiano poi si innamorano. Si innamorano tutti di Reggio Calabria, soprattutto di Reggio Calabria, dei regini e dei nostri prodotti enogastronomici. E non devi tra lui. E non devi tra tutte e due. Fuiono! Ciao! Calossiero, vabbè, vecchia canaglia, vecchia conoscenza. Allora, qui parliamo di amaro. Amaro digestivo, abbiamo una ricetta con 20 ingredienti. Foglie e bucce di agrumi, spezie e liquirizia, ideale per un dopo pasto di quelli belli nostrani. Carne di crapa, carne di cinghiale, maccarrone, cose leggere. E quindi è tutto, diciamo, là dentro c'è tutta la Calabria. Qua c'è tutta l'area grecanica. Calabria compresa, ovviamente, però abbiamo tutti i nostri ingredienti principali del nostro territorio. E ci troviamo a Bova. Bova. Siamo a Bova, e sì, lo conosco molto bene. Questa è liquirizia? C'è anche la liquirizia, abbiamo gli agrumi, sia le bucce sia le foglie, abbiamo utilizzato più elementi, diciamo, del nostro agrume, sia del bergamotto, dell'arancio, del limone. Abbiamo una buona parte anche di spezie pure. Delle radici, delle erbe spontanee, un mix.
da provare, diciamo, tutto non lo posso svelare, però è da provare. Certo. Quindi è tutta roba che fa bene alla salute. Sì, è roba naturale, naturalmente, no, roba nostra. Bravissimo. Evviva noi. Grazie. Viva Calo Siero. La birra! La birra! Cioè io pensavo ci fosse solo il vino. No, non vuole parlare, è timido. No. È timido. È Franco, non mi dico. Allora, Franco è sportivo. No. Se siete timidi, io rispetto la vostra timidezza. Ecco, che cos'è la musica? Che cos'è il vino? Cos'è? Cioè, se c'era Marzullo ci ricevi, sì, e a mia, cioè, io capisco. Viva la musica. La birra, stavo dicendo, io pensavo che posso passare. Questa è una birra che facciamo noi direttamente. È una birra che facciamo noi. Dove nasce questa birra? A Gallico. Eusapiva, è nostra la birra. I tedeschi ci fanno un baffo. Sì. È una birra al melograno. Ecco, che qualità c'ha questa birra? Allora, a parte il fatto le qualità che ha il melograno in se stesso come frutto, è una birra non filtrata, fermentata in bottiglia. Ne abbiamo un'altra fatta con la melendella, la pesca verde, quella piccolina nel catanzarese. Sì, sempre nostra, sempre calabrese. Sempre calabrese. E poi ci abbiamo un'altra, quella con la patata dell'Aspromonte. La birra capatata. Una volta si faceva la cutuletta capatata, invece la birra con la patata nostra o patata silana. Che patata è? Patata della Sila. È della Sila, patata silana. E vabbè, è bello, i nostri prodotti dobbiamo spingerli sempre di più. Va bene, io però c'ho il vino. Poi mi faccio un giro e poi bevo la birra. Va bene? Va bene. Grazie e buona serata. Cosa sono questi prodotti? Buonasera, questi prodotti sono prodotti di fitocosmetica, prodotti dalla Biosmos che ha sede a Milano da 47 anni. E no, cioè, sì, da 47 anni a Milano. Milano, sì. E noi chi siamo? Noi che ruolo abbiamo in questi prodotti? Voi potreste essere i potenziali clienti. Ah, per comprarli. Ma non ci sono delle erbe, per esempio, calabresi dentro questi prodotti? Il bergamotto. Dove? Nelle creme corte. Ecco, il beneficio del bergamotto, il beneficio, che benefici porta? Allora, il bergamotto è un ottimo astringente, è un decongestionante, un cicatrizzante. È buono? Certo. Dov'è? Bergamotto. Ultimamente è prodotto in questo prodotto particolare che viene chiamato X4, un trattamento specifico per il viso. Viva il bergamotto! Viva il bergamotto! Il miele, lo produciamo qui il miele? Al numero uno! Ecco, ma dove lo produciamo? Leggete voi. Sì, se poteva leggere. Da dove si viene? Di Santo Stefano. Santo Stefano, sì. Mille fiori, sì. Scappatura Simone. Scappatura Simone, no, perché a noi va di promozionare le aziende nostre. E quindi è più giusto. Che giusto. Più che giusto. Ecco, la differenza tra il miele nostro e il miele che viene prodotto su. Stavo a vedere la protezione di l'ape come nutrono quando non c'è la fioritura. Ecco, sì. Lei come nutre le api? Io no, il mio amico che me le sforna a me è roba naturale. Ci mette frutta, invece ci mette zucchero, ci mette frutta. Ecco, quanto mangia un'ape? Io ci metto i beccherini, credo che buono si mangia. Ah, così, cioè non come a mia che ci mette a Camilla e cioè, no, mangia. No. Questo no. Quindi l'ape mangia chi tu che ci vai? Quindi frutta mangiano le api, sì, mangiano. Sì. Va bene, grazie. Volete un beccare vino per voi? No, vi ringrazio, se no mi ubriaco già subito. Tutto. No, bagniamo. E bagniamo, dai, bagniamo. L'amico che faccio? Bagna aprire o no?
è la mia compagna. Grazie, grazie. Perché? Molto gentile, basta, se no poi veramente. No. Non mi vengono cominciare a farsi domande a cavallaro poi. No, è che non mi piace più voi. Come un bivio più io? Ora giù lì. È bellume. Non lo posso dire. E vabbè. Vi ringrazio. Allora, come si chiama la vostra azienda? Scappatura Simone. Scappatura miele. Al numero uno. Al numero uno. Grazie, grazie a voi. Salute. Salve signora, castagne, castagne, le caldaroste, bravo, bravo, le caldaroste, vino gruppo della caldaroste, ecco. Ma io ho letto che ci sono delle pietanze, dei piatti particolari con il maiale e poi con crema di castagne, giusto? Guardate, fatte da noi, salsiccia, peperonata, tutta roba tradizionale nostra. Sì, ma alla sagra delle castagne ci va pure la cremina. E lo so, ma non l'hanno fatta. Ah? Non l'hanno fatta là sotto. Diciamo. Sì, no, io non sono andato ancora là sotto, siamo arrivati da poco. Andate là sotto che l'hanno fatta. Andiamo, là. Certo. Ora allora io ho un bel bicchiere di vino. Dare un naso, no, è già... Intanto sì, noi accettiamo, ringraziamo. No, ora no, dopo passiamo, promesso, passiamo e mangiamo salsiccia e vino. A disposizione degli amici. Viva, viva voi, viva Marconi. Grazie, grazie a voi che siete venuti. Grazie, grazie. Hai una foto per un saluto. Un saluto a cui? A Pero Gruppo, in diretta. A qua. E a mia. Eccolo qua, Piro Group, un saluto mi dà questo signore, lei che fa? Giochi fuoco? Giochi pirici, giochi pirici. Ah, giochi, no, mi pareva giochi fuoco, lei fa pirici. Giochi pirici. Eh? Sì, sì. Se, quando, quando li fa? Quando li fa? Sempre quando ci chiamano. Oppure li vendiamo. Ah, ma fa. Ma non li fa lei? Li accendiamo. Li accendo. Ma pare che facevo voi giochi poco. E allora va bene, Piro Gruppo, eh sì. Però non kit pericolosi. Tutti quelli sì, certificati. Quelli certificati, ecco. Ma pure alla legge. Anche le scintille, queste tutto, cose. Tutto. Kit pericolosi no. Perché ora viene Capodanno, viene Natale e poi si fanno male i bambini e non si può fare. Va solo bene. Quelli consentiti. Va bene. Vi saluto, arrivederci. Buona serata, arrivederci. Stanno formando tutto. Buonasera. Ho finito il vino e nessuno lo riempie. No, andiamo subito a riempire. Andiamo a fare, signor sindaco. Bicchieri vuoti non possono stare. Non possono stare i bicchieri vuoti. Il vino fa cantare. No. Poi amaranto. È amaranto. Noi siamo qui già da un po' di minuti. Già mi hanno offerto tre bicchieri di vino. Parliamo di questa gente regina che è troppo accogliente e mi imbriacano subito. No, è vero, ma se tu guardi la gente si sta facendo la foto davanti a quella, quel quadro di ceramica e vedi se lì c'è scritto Borgo Aggregante. Sì. Questo è il senso e questo è il valore di questa comunità, quello di essere un Borgo Aggregante. Il fatto che la gente viene, c'è gente alta a Mannoli. Lei è di Mannoli? No. E di dove? Reggio Calabria. Sapiva, cioè, brava. Grazie. Abbiamo gente alta. Salve, molto alta. Lei di dov'è? Dall'accento ecco. Io sono di Rimini. Di Rimini e Reggio Calabria, sì. Va bene. Ok, e che fate? Siamo i trampolieri. Trampolieri della Giocole Reggio. Va bene, e andate ragazzi. Andate. Che bello. Mi sentiva Iadu, mi sentiva. Io gliel'avevo promesso, signor sindaco, io me le farò tutte le sagre. Ecco, intanto la ringrazio perché dopo quella del cinghiale, che giovedì adesso andrà in onda, dopo quella del cinghiale c'è questa della castagna. Della castagna. Sono i prodotti del bosco, sono i prodotti tipici della nostra area che proviamo a valorizzare, ma ripeto, è l'occasione per portare un po' di gente, per aggregarla, per farla venire nelle nostre aree interne. La cosa bella è che vedere tutto sto movimento, vedere tutta questa gente che si avvicina, che viene nei nostri paesi, è una cosa fantastica, ci riempie di gioia. È
intanto, è l'orgoglio dell'amministratore pubblico. Intanto questo. Riempiamoli noi i nostri paesi, perché è importante, no? Con la gente che va a lavorare su, insomma, è importante che noi li riempiamo nuovamente e magari pensiamo a un futuro di riempimento da parte degli altri. Facciamo venire quelli del nord qui, loro si innamorano se vengono qui e ci conoscono, è quello che ho detto prima. È vero, c'è un problema di infrastrutture, di logistica, di trasporti per far venire quelli del nord, però noi puntiamo sulla qualità della vita. Nel momento in cui riusciamo a garantire i servizi primari e diamo delle occasioni per stare insieme, credo che si possa anche scegliere di vivere bene, con meno, con meno opportunità, la verità, rispetto al sud, rispetto al nord, però la qualità, il tempo, la strada, l'ambiente, i prodotti, credo che siano un valore aggiunto. E soprattutto noi li sappiamo prendere, li prendiamo dalla gola, perché poi se viene qualcuno del nord, si innamora anche, ci giochiamo intorno con le nostre parmigiane, con le nostre... E si innamorano di questo. In attesa di crescere ancora, signor sindaco. E quello che ci manca è il lavoro, quello che ci manca. La capacità di stare insieme, di la fantasia, di inventarsi le cose, ce l'abbiamo. È il lavoro che ci manca. Speriamo che tra l'altro non tutti i mali vengano per nuocere, nel senso, con questa possibilità di lavorare smart working ci sia la possibilità di abitare le nostre zone e lavorare tramite i computer, tramite le linee internet in altri posti, e quindi scegliere questi posti per vivere. Credo che sia una carta da giocarsi, o comunque noi proviamo a puntare su queste possibilità. Assolutamente. Allora noi andiamo, facciamo un giro adesso, facciamo un po' di... E il vino lo riempiamo dopo, poi ci beviamo dopo un bicchiere di vino. Sì, perché già mi ubriacato. Dopo dobbiamo... Bisogna mangiare, bisogna. Assolutamente. Loro di Febbea qua, braccialetti, eh? Loro di Febbea, braccialetti, e questo è l'oro di Febbea. Chi era Febbea? Febbea era un antico nome di Reggio, non è stata liberata dai tiranni. È stata? Liberata dal tiranno. Dal tiranno, chi era questo tiranno? Oddio, non me lo ricordo. Che brutta figura, eh? Che brutta figura. Il tiranno è suo papà quello, sì, no? Sì, sono stanca da questa mattina, sì. Un attimo, gli chiedo chi era il tiranno. Scusi, chi era il tiranno? Chi era? Non sono uno studioso e purtroppo l'unico... Sempre solo una cosa, Riggio, il tiranno non si denuncia mai, è omertà questo qua, il tiranno. Noi mettiamo l'oro di Febbea, poi chi era il tiranno che teneva Febbea? E niente, a Riggio non stava a sapere mai niente. Io so che Febbea era il primo nome della città di Reggio Calabria. Ho capito. Ma il tiranno non mi sono documentato. E si c'era dormiva, no? E si c'era dormiva. Prima avanti stamane era Riggio, e poi vogliamo andare avanti. Ma se tu me lo dici la prossima volta, io lo so e te lo dico. Lo dici. Non te schiante, no? Assolutamente. Di ritorsione, venuteranno e te tagli di gumma macchina, no? Assolutamente no, non siamo omertosi e siamo per la legalità. Per la legalità, però il tiranno non esce fuori il nome del tiranno. Ma tu lo sai che il tiranno che era... Usaviva, denunciava subito io. Ma pure io. È facile dire pure io, Ah, che belle cose. Grazie comunque, che belle cose. Ma le fate voi queste? Certo, tutto a mano. Certo. Come si chiama l'azienda? Non è proprio un'azienda, diciamo. Abbiamo dato un nome tipo Workman, uomo che lavora. Questo è il nostro simbolo. Abbiamo scelto l'uomo vetruviano. E dove siete? Dove operate? Noi siamo vicino alla Lamezia, precisamente Curinga. Ecco qua, belle cose, bellissime, complimenti. Grazie. Complimenti a voi. Uteranno, non mi vuole riluteranno.
non mi vuoi dire. Dimmelo, che io te lo ripeto tranquillamente. Sì. Non ho problema di dire che è il tiranno. Ma io non lo conosco, non so chi è. Non lo conosco. Ah? Quello è il nome che ho studiato io per anni. E ho capito, ma devi sapere pure il tiranno. Sì, Dionisio. Ah? Dionisio, però dopo. No! Google, Uris, Dionisio. Sì, ma sai perché sono andata su Google? Perché a me il Covid mi ha bruciato il cervello. Però ora tu paci, quando ci dico io che abbiamo il nome del tiranno, Dionisio, e se Dionisio ci taglia come la magra, pace buono. Ma a Reggio non le taglia più nessuno, mi vuole vedere. No. Agli un'immagine direttamente. Ciao! Arrivati adesso. E anche noi. Fagioli, potendo. È interessante, fagioli cotenna, fagioli, fagioli, facciamo vedere un pochino, salve, salve, salve. Peperoni, salsiccia e patatine. Tre. Tre cosa? Cosa sta prendendo? Tre? Tre panini. Tre panini con i fagioli? Con... No, con la peperonata. Le piace la peperonata? Sì. La salsiccia. Però la peperonata sale. No, e io scendo. Lei scende? Sì. Chi sale quest'anno? La regina sale. Allora, la peperonata per primo, sale, sì. Sale. No. Due lasciamo stare la peperonata, è importante la ma regina. Ma è stato lei che ha detto che sale la peperonata. Ma lei me l'ha detto, signore, che sale la peperonata, non io. Perché non sale la peperonata? Lei deve avere buona memoria. Sì, ma io so che la peperonata sale. Tutto sale. Tutto sale. Sì. Diciamo. Diciamo, non è che sempre. Ma sale. Sale, Oh, no, la peperonata. No, tutto sale. Ghidda, sale. Il dollaro sale. Il dollaro sale. A regina. A regina, serie A. Quindi sale? Sì. Vabbè, lo saluto. Sera. Però ho finito il vino e nessuno me l'ha versato perché andiamo sì, senta dov'è? Ma è in incognito lei? Sì. Non posso farla vedere. Sì, no. Ecco, che cos'è la sagra? Ecco. Qualcosa di molto tradizionale, folcloristico, dove noi ci identifichiamo tantissimo in queste cose. E senza questo diventa un pochettino, come dire, quelle tradizioni. Sembriamo gente di Monza senza questo. Monza. Di Vigevano. A Vigevano non le fanno queste mica cose. Mica a Monza hanno il peperoncino, non ce l'hanno. Ma nemmeno questo vino hanno a Monza. Neanche. Però hanno Berlusconi che dà soldi al Monza. Ma noi abbiamo il peperoncino. Berlusconi Musutemi. Musutemi. Sì. Quando a Monza ci mandiamo te Musa. Beh, lì. Dai o campo. Dai. Non possiamo partire già da Vincenzo, no. Bisogna avere la nostra fede, la nostra appartenenza. E poi. No, come uno. Buonasera. Ma no, allora, finia non so quanti bicchieri, però non me lo riempiono più. E fine pure tu fai inchiere perché l'ha bisogno. Ciao. Buonasera.
Senta, io ho il bicchiere vuoto. E lo vuole pieno? Sì. E come? Non lo so, adesso vado a chiedere. Per riempirlo deve fare qualcosa. Senta, le voglio fare una domanda. Che cos'è la musica? La musica, poesia, amore. Non è matematica. Lo può essere. Quindi? Cosa facciamo? Ecco, ma la poesia può essere matematica? Come può essere matematica? 2 più 2 fa 4. Sì, allora, se la musica può essere contemporaneamente matematica e poesia, la poesia può essere matematica? Mi ha confuso. Vabbè, mi ha confuso, però alla fine, se la musica è contemporaneamente poesia e matematica, la matematica può essere poesia. Come può essere poesia? Mi dica lei, mi dà lei la sua risposta. Non lo so, io la domanda faccio, le risposte le deve dare lei, se lei non sa dare le risposte evidentemente. Per me la musica è poesia e amore, matematica lo sta dicendo lei. No, ma lei ha detto poc'anzi che può essere pure matematica la musica. Può essere... Mi sta confondendo. Ciao! Com'è signora? Dica la sua emozione, perché ho visto che lei chiudeva gli occhi mentre addentava. È eccezionale. Che fresco, cosa sta mangiando? Un cannolo con ricotta. Ricotta fatta qui? Speciale, lo dovrebbe assaggiare. No, 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 ma se io... vuole glielo offro. No, io la ringrazio, lei è gentilissima, però mi piaceva catturare quella sua immagine. Benissimo, va, io glielo ripeto, è buonissimo. Buonissimo, grazie signora. Grazie. Uvino a birra, no, che imbreschiamo tutto, birra, i monete a birra, cioè non posso non accettare. Abbiamo gente a Reggio Calabria altissima, no assai, è uno piccolo, no, assai, è vero. Lo so, ma è una piccola, scusi, buttalo nella pattumiera. Ecco qua. Stiamo bevendo solo. Sorseggiamo, non è che. Alla vostra, grazie. Questa è quella della patata. Patata. Lo assaggio. Ottimo, veramente. Ottimo. Salute. Salve. Ciao. Lo dividiamo questo bicchiere perché sennò andiamo da Cavallaro. Ma stanno ubriacando, come essere la birra, ma stanno... E allora non sai, e stava nella coppa, vedo che imbrischi. Ma e no, poi... questo lo... No, che imbrischio, no. Questa la dividiamo, però è eccezionale. È una birra nostra fatta con la patata. Con la patata, con la patata. L'ho bevuta, ma patata, poi patata. La patata non è una patata qualunque. È la patata di Santo Femmine, non è che è una patata così, vedo. Cioè, si scherza poco. Lei ha il vino? Sì, sto aspettando gli amici che sono. Dicono tutti così, lei è tutta sua. Sono un bevitore. Sì, è un bevitore, va bene. Però è vino nostro, vino buono, quindi. Certo, quello locale è sempre il migliore. Certo. Comunque non c'è bisogno di scuse, siamo a una festa, lei lo può bere tutto, noi ce ne andiamo. Tutto. La temperatura lo permette, non pure. Non lui può tra le altre cose, quindi lo può bere. No, infatti non guido, c'è l'amico mio. Guardiamo anche questa. Se andiamo avanti così non potremo curcare. Ma non guido tu però. Ma non scendiamo, guido. Scendiamo domani mattina a Reggio. Allora, ma tu puoi bere tanto, non guidi tu. No, ciao. We'll be right back.
Sto cercando Mimmo, dov'è Mimmo? Dov'è Mimmo? Dov'è Mimmo? Non lo sappiamo. Non lo sapete, non lo sapete. Dov'è Mimmo? Come stai? Non l'abbiamo visto. Niente, era, questa sera non c'è. Era un ottimo. Caide castagne. Ah, finalmente qualcuno che mangia castagne. Grazie, adesso andrò a prenderle. Buonissime. Lo so, buonissime. Buone veramente. Ah, un dei Mimmo. Mimmo era a casa, non è che io. In giro. Va bene, grazie. Dovrebbe tornare, dovrebbe vado, tornare. Vado e lo trovo, vado a trovarlo. Buonasera, 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 buonasera. Ma un Mimmo, ma un Mimmo. Dov'è? No, non è al melograno, questo è alla patata. Alla patata buona, in montagna ci sono le patate. Abbiamo patate, come patate, diceva quello del camion. Patate, fagioli, pomodoro, zucchine, broccoli. Broccoli. Tutte, ecco, gli ambulanti. Tutta bontà della Spromonte. Bravo. Perché tutto ciò che riusciamo a produrre è vita. È vita, è genuina, qua in montagna, sulla Spromonte si trovano le cose buone. Certo, solo che non riusciamo mai, ma partiamo con questa economia per andare a... Sai come si suol dire? Sai che come si suol dire? Cerca trova. Certo. Ecco, certo. Ora io per esempio, cose buone. Personalmente vado a ricercare tutti i prodotti, io mi piglio la yucca, i patate qua, però devi sapere. Però l'economia va aiutata. Va aiutata con tutti questi aumenti che ci sono. Noi dobbiamo. Solo le pensioni e gli stipendi non aumentano, per il resto ha aumentato tutto. Fa conto che cai la Spromonte sotto con gli stilli. Ma noi dobbiamo cambiare nazione. No, mai. E no, mai. Mai. Viva una nazione. No, e nemmeno regione. La Calabria è Calabria. Lo so, e allora facciamo, stacchiamoci da tutto. Uno vuole andare a vedere il Vaticano, vuole andare a vedere il Duomo di Milano, ben venga, voglio. Ma lei due orna lì e mi sento da qua, in Calabria. Certo. Però poi non dobbiamo dipendere da nessuno, abbiamo le ricchezze per staccarci da tutto e tutti e fare la nazione Calabria. Ma bisogna gestirli bene queste ricchezze. Se capitano a mano di non sapevi gestire. E lei sta dando siringata ai politici e avete ragioni. Ciao, grazie, ciao. Certo. La politica, questa politica, si vede che mi via un po', cioè. No, perché il signore diceva che abbiamo delle ricchezze, ma non lo diceva solo il signore, noi lo sappiamo, produciamo tanto, però non riusciamo mai a partire. E io gli ho detto al signore, stacchiamoci, Calabria, e campiamo chi nostre ricchezze, o no? E tu dici no, l'Italia, e perché? Possiamo essere autonomi. Lei è d'accordo? La facciamo una rivoluzione e bui. No, io ormai no. E perché? Mi stanca, mi subiate. No, sta bene così. Mi godo la Calabria. E ho capito. Però non le fa rabbia una Calabria che soffre con tutta questa ricchezza che potremmo avere. Ne vogliono pigliare pure i bronzi. A cui ci vanno mandare i bronzi? Non lo so, dove vanno a pigliare i bronzi? Pure Sgarbi mi dice che dice che debbano viaggiare. Lascia stare i bronzi che avete fatto. Dopo tanto con l'epoca. Però è giusto pure che noi li facciamo volare questi bronzi. Cioè, intorno ai bronzi dobbiamo costruire qualcosa o no? Qualcosa si è costruito. Almeno visto gli afflussi che ci sono. E sono ripresi, qualcosa tirano. Valorizziamo di più le nostre bellezze, i nostri prodotti, il nostro territorio. E allora. D'accordo. D'accordissimo. Ma Mimmo Cavallaro dov'è? Chiedo scusa, sto cercando Mimmo Cavallaro. Mimmo Cavallaro se n'è andato. Dove è andato? Dove è andato Cavallaro? Buonasera. Che fate voi qua? Che fate voi qua? Dov'è Cavallaro? Non c'è Cavallaro. Perché? Prima
non l'abbiamo visto. Matilde! Forse Matilde l'ha visto. Mannaia, voglio muzzicare, come faccio? La voglio... No, scherzavo. Scherzavo. A onde il cavallaro? Saccio, no, canuccio, manco, non metto mai, non lo so. La musica di Cavallaro, ecco, è più matematica o poesia? La musica è una cosa che non finisce mai, la musica di Cavallaro è... È bello, è troppo bello. È poesia più che matematica. Tutti e due cose. È vero, e lei la s'allunga. No, basta, bere e basta. Si sta divertendo la sagra? Abbastanza, ho già mangiato, si mangia benissimo, qualcosa di eccezionale. E poi siamo venuti a salutare qualche amico, perché è giusto così, ho incontrato altri amici. E anche questo è bello. Era tutto bene. La serata è bella, si sta bene, sta benissimo davvero. Ok. Ha pensato al lockdown? Nel corso di questa serata, che passammo. Mamma, che fuoco. Meno male che è passato. Era ora. Ciao, ciao. Ciao, buonasera. E forza, mi pare il tipo pare Regina. Regina sempre. Che ci andate a No, grazie. No, cercavamo veramente a cavallare un. Sei in Accaia, sì. Illuminate. Illuminiamo in cedimento. Ma perché aspettate? Fate la fila. Quanto saccio, noi abbiamo una scavallata. Però facciamo come campo? No. Campo scavallato. Ma cosa sta notando qui? Io sono venuto per il vino a più caldo. Vino e castagno. Io solo vino. Vi ubriacate voi? No, sì, dall'allariamo, bro. Buonasera, lei come mai è vestita così? Buonasera, io sono il clown che fa i palloncini a tutti i bambini. Sì. E quindi sono vestita colorata. Quindi da lei clown. Da gioia? Cerco di dare gioia ai bambini che sono qui questa sera. Sì. Ballando un po', perché fa un po' di E quindi lei fa i palloncini e li... Li modello, forma di cane, forma di cuore, forma di coccinella. E spada per i maschietti magari. Me ne faccia uno a forma di... Facciamo un bel cuore, dai. Sì, un bel. Perché ci sta ogni tanto dare un po' di amore. Certo, mi sembra giusto, no? Ecco. Allora, invitiamo per l'acquisto dei biglietti per la bicicletta. Chi vuole partecipare sono 2,50 euro. Può partecipare, se può avvicinare alla sinistra per acquistare il biglietto. Quando hai imparato questo? Allora, io faccio animazione già dal 2012, quindi ormai un po' di annetti, e con l'esperienza, attraverso anche diversi corsi, ho imparato a farlo, ecco. Noi siamo un'agenzia che lavoriamo già da un paio di anni, ma non facciamo solo questo, avete già visto i nostri trampolieri in giro, sì. Quindi facciamo tante altre cose. Ecco, abbiamo fatto un bel cuoricino. Brava. Grazie. Lo accetto come se io sono un bambino. Ma fondamentalmente tutti, esatto, tutti dentro abbiamo un piccolo bambino e dobbiamo sempre tenerlo con noi. Perfetto. Grazie mille, una buona serata e buon divertimento.
Cavallaro in concerto, sta per iniziare. Mimmo! Mimmo! Mimmo, senti la musica! È più matematica o è più poesia? Stilla lucenti tu, stilla lucenti tu, stilla lucenti tu, mi compagnisti, stilla lucenti tu. Uvira, andiamo su, mangiamo. E ci siamo persi i Cavallaro. Ma non posso usare ora punto fisso, no? Mannaia, recevo uno prima io. Fallo un po'. L'emozione che le dà Mimmo Cavallaro. Guarda, non possiamo rinnegare le nostre tradizioni, la nostra calabresità, e lui è la nostra calabresità, la rappresenta in pieno. È più poesia e più matematica la musica. Musica e poesia, assolutamente. Matematica? Matematica zero. Allora, Mimmo Cavallaro, io vedo tanti bambini, tanti giovani, tanti meno giovani qui, quindi è bravo veramente voi alla fine. Mimmo Cavallaro è stato. Grazie, grazie, buonasera. Ha riportato la tarantella sui spalti e i ragazzi, i giovani hanno cominciato ad amare la tarantella. Perché? Perché la tarantella è anima. Bravo. È la nostra tradizione che si stava perdendo, ma è grazie a Mimmo Cavallaro e ai Taran Project che anche i giovani si sono riavvicinati, vecchi come noi e giovani. Molto bello, molto originale. Ma lei non è vecchia, vecchia come noi, va bene, brava, ha risposto bene, molto probabilmente io la materia gliela darò. È stato riscoperto e riportato in auge da tantissimi gruppi che fanno musica popolare in Calabria, ma non solo in Calabria. Eccoci, adesso andiamo avanti con un altro brano. La foto insieme dobbiamo fare.
la foto. Insieme a Paolino. Eccoci qua. Allora. Aspetta che faccio un video. E vai un video. E vai un video. Va bene il video. Foto. 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 E vai. Va bene, grazie a voi. La musica, emozione, Mimmo Cavallaro, tradizione, è un tema piacevole. È tutto, è cultura, è tradizione, è territorio, è tutto. Si era un po' persa negli ultimi tempi questa bella cosa, no? E magari qualcuno, non dico si vergognava pure di ballare una tarantella in giro, di cantare con la nostra lingua. Oggi, grazie a questi personaggi, esatto, si sta riscoprendo, lo stanno riscoprendo coloro, come diceva lei, che non la capivano, non la volevano valorizzare. Invece adesso è veramente sentita anche dai giovani, soprattutto dai giovani, è sentita molto, e tanto è vero che si balla sempre. Se lei va alla festa di Madonna a Reggio, tutti ballano, anziani, giovani, e soprattutto anche quando si va nelle varie sagre, o anche spesso io l'ho vista in Aspromonte, bambini di 10 anni che suonavano la fisarmonica ballando la tarantella, una cosa bellissima. Quindi evviva Mimmo Cavallaro, evviva noi, evviva quello che siamo, soprattutto le tradizioni non vanno mai dimenticate, e la musica bella, e soprattutto musica regionale. È come se dimenticassimo i nostri nonni, le nostre mamme. Sono le nostre radici. Ai figli bisogna dare ali per volare, ma radici per tornare. Mi prendo io di la quando avanti mi porto con quelle due ragazze di Tarosa, vedi che cosa. Da dove arrivate? Da Varese. Varese? Reggio. E da Varese e che fate? Vacanza. Avete sbagliato strada? No. Che cos'è questa musica per voi di Varese? Una tarantella. È tradizione, è cultura, e le nostre mamme, le nostre nonne, i nostri nonni. Ovviamente. Che emozione le dà a lei di Varese? Me lo deve dire che emozione le dà! Gioia, gioia! La gioia l'ha detta a me, no? La musica, riferita alla musica. L'ho riferito alla musica. Va bene. Divertitevi, avete bevuto il vino? Un pochino, guarda. Purtroppo spagata, sì, va bene. Grazie, evviva Varese! Evviva! Anzi, l'arco mai si vicino, morimmo tutti la prova, a carica della sala, a carica della sala. Grazie. Questa è la lira. Ma tu suoni? Sì. Devi fare qualche pezzo con la lira. Dopo di questo sì. Ci sei tu. Mi fai vedere la lira, lo strumento, lo facciamo vedere. Questo è uno strumento prettamente nostro. Sì, è calabrese. Calabrese. Quante corde c'ha? Tre. Tre. E che differenza c'è tra la lira e l'euro? Guardi, io sono del 2000, quindi non le so rispondere. La lira la sa, però non la sa. Vabbè, però è uno strumento a corde, naturalmente. Sì. Che sonorità dà?
Guardi, per chi è appassionato, una bella sonorità, è uno strumento molto particolare. Va bene, ok, bella lira, magari ne scialavo mica lira la moda, ora con l'euro così, e va bene, e va bene. Regina, è come famiglia, e lei cosa pensa? Ma state ballando, salve, state ballando, ballando con noi, perché? No? Siamo felici, sì. Perché abbiamo mangiato le castagne, abbiamo mangiato gli gnocchi. E poi... soprattutto perché questa musica è anima. È anima, anima. Io ballo perché da un anno che non esco da casa. Anche questo. Anche. Io ballo perché sono disperata che dopo un anno è con me. Come mai si spoglia lei? Iniziamo a ballare, inizia a sentirsi il caldo. Si sta sfrenando. Dopo due anni di chiusure. Due anni, si riparte subito, apriamo alla grande. Ecco, ma lei fa ballare più il corpo o l'anima con questa musica? Tutto, cioè pure le persone che sono in piazza. Invidiamoli, facciamo entrare nel nostro gruppo di ballo e ci divertiamo tutti assieme. Ecco, il ballo, che emozione le dà questo ballo nostro particolare? Tantissime emozioni, perché la nostra tarantella è unica. Non c'è ballo più bello della nostra tarantella, lo dico con tutto il cuore, perché ce l'abbiamo nel cuore la tarantella. E dove andiamo c'è musica, siamo sempre pronti a ballare in tutte le piazze. Va bene, mi piace. Lei è una bella persona. Grazie, pure voi. Ciao ragazzi. Ma siete chi? Io sono la maestra di tarantella e siamo dei tarantulati di Calabria. Che bello! La maestra di tarantella, guardate che maestre! Chi aveva maestre antipatiche che mi buttavano fuori dalla classe, la maestra italiana, lei per esempio non mi butterebbe mai. La tarantella unisce, non butta mai fuori. È veramente la musica dell'anima. Sì, sì, certo. Io sono nata pure a Cardeto, dove è la patria della tarantella. Quindi non è vero che c'è chi non sa ballare, perché con l'anima si sa ballare sempre. Ogni calabrese ha nel DNA 2000 anni di tarantella, degli avi. Per cui chi si mette a ballare del calabrese sa ballare. Basta lasciarsi andare. Bravo. Grazie maestra. Immersi, faccia una mossa, una bella mossa, balli e dai, e
pare che si mu fermi, dai, lei col piedino si sta muovendo, lei vorrebbe. No, forte, almeno uperi, uperi! E così. Dobbiamo intervistare. Chiara, si bella il tuo cuore in tu sciamina, sei più bella di dai. Si muore da sei due luci, vai. Ci vedi la zia e la nave a bella. Bisogna liberare l'anima, bisogna liberare l'anima. A Mimmo Cavallaro, a Mimmo Cavallaro, voglio parlare con lui, voglio parlare con lui. Mimmo! Si vedi la zia canale alla vita. Si vedi la zia canale alla vita. Si vedi. Lancia la sua compagna, la lancia. La lancia a ballare. Che succede? E non fa quindi i punti casati. E non fa quindi i punti casati. Cosa prova mentre balla? Tutto di tutto. La maglietta, vedi c'è la maglietta? Cosa? Vedi la maglietta? Stai sciarando, stai divertendo. Ecco i giovani, vieni. Che cos'è la tarantella? È la nostra essenza di calabresi.
lo sai che per un periodo i giovani non ballavano più. Ma ora ballano di nuovo. Meno male. Perché sono di nuovo attaccati alla loro terra. Brava! Brava! Che cos'è la tarantella? Vita! 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 Stavi andando bene! Vabbè, ma basta pure vita! Basta. Oh, vita! Oh, oh, vita mia! Oh, cuore! Grazie, 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 grazie. Visto ballare, sono meraviglioso. No, 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 è quello che pensavo io. Sono veramente meraviglioso. C'è una cosa speciale. Sì, 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 speciale. Davvero Mimmo, non senti. Non senti, io voglio Mimmo. Mimmo! Mimmo! Fissimo 40 chilometri. Mimmo! Mimmo! Come stai? Non ti senti un pochino in colpa di aver fatto impazzire questa gente? Vabbè, ti hanno detto che sono l'icona, è un po' esagerato. Sono uno che fa questo genere di musica e ci ha creduto e che è partito quando ancora questo genere di musica non era conosciuto, era un po' decadente. E io ci ho creduto e sono andato avanti. Oggi fortunatamente ci sono tanti gruppi che portano avanti questo discorso del rinnovamento, del far riconoscere e valorizzare le nostre radici, le nostre tradizioni, la nostra musica, la nostra tarantella. La nostra tarantella. Io provocatoriamente ho chiesto alla gente se la musica è più matematica che poesia. Cos'è? Matematica o poesia? Ecco, ho detto così. Secondo te cos'è la musica? Per me è poesia, non è matematica. Cioè, chi la studia c'è molta matematica, ma io la matematica nella musica non ce la vedo molto. E per forza così dovevi rispondere. Grazie Mimmo. Grazie, grazie. Ecco qui. E chiudiamo, l'abbiamo fatto Mimmo. Ah, ufficio a Mimmo, gli ho fatto delle domande giuste secondo me e lui mi ha risposto bene. La musica alla fine è vero che è matematica, da quattro quarti, su quarti, semicroma, biscroma, eccetera, eccetera. E però quel quid in più gliela dà la poesia, se no. O no? Benvenuti a Mannoli, la iva a fare prima però lo facciamo alla fine. Benvenuti a Mannoli, è un invito a voi. Venite, venite, visitate la nostra terra che è tutta bella. Avete visto quanta gente che balla a Mannoli? Ma non mi pare che vengano solo stasera, ci saranno sempre. Ci saranno sempre e balleranno con voi. E ci sarà sempre Cavallaro qui a Mannoli, mi pare, no? C'è Cavallaro qui. Sempre, tutti vanno, c'è.
Sta scialando. Quando smuottiamo ce la fanno. Alfredo. Alfredo. Che c'è? Stavo pensando una cosa. Ma non parlammi niente, regina.